E per Enjoy Television nell'ultima notte dell'anno con noi, Davis, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io credo, Davis, che tu sia l'ultima persona che noi di Enjoy Television intervisteremo per l'anno 2010. Ed è importantissimo perché voglio che tu questa sera ci parli di Slide, questo free press a tiratura nazionale. Guarda, ti do dei numeri. Preferisco fare dei numeri che sono quelli che contano. Slide è nato circa 7-8 mesi fa e in 8 mesi ha già ottenuto circa 25 concessionari che nella propria città rappresentano il nostro giornale. In 6 mesi abbiamo ottenuto già dei dati che ci danno come 7.400.000 contatti medi all'anno di persone che leggono il nostro giornale. Ad oggi Slide, in base a questi dati che ti ho appena elencato, si può già considerare assolutamente il free press numero uno in Italia. Vorrei spiegare agli amici di Enjoy, significa che è un giornale che voi non pagate, è gratuito. Dove lo possono trovare, Davis? I punti distributivi che per noi sono selezionati sono i centri estetici, i centri medici, piuttosto che i solarium, spesso i bar importanti nelle città, i ristoranti, tutti quei luoghi dove le persone devono attendere per ottenere un servizio e intanto possono dare uno sguardo al nostro giornale. Cosa parla? Slide ha contenuti glamour, attraverso una collaborazione importante con il nostro direttore artistico Roberto Corbelli abbiamo delle relazioni tali che ci consentono di avere sul giornale interviste e recensioni su Paris Hilton, Barack Obama, piuttosto che Sharon Stone, Tom Cruise, quindi un po' gossip, un po' glamour, un po' moda, un po' televisione, perché c'è una novità importante, che qual è? Un po' musica anche. È musica, no? È musica, perché è nata questa collaborazione tra Slide ed Enjoy Television. Insomma, Enjoy Television, in queste pagine che voi di Slide avete deciso di dedicarci, vi racconta un po' il mondo della musica elettronica, del clubbing, dei DJ. Slide, ti interrompo, è il numero uno, perché così è ritenuto per i contatti che ha, e ha deciso di avere nel giornale qualcuno che gestisce il settore del nightlife, è il numero uno. E il numero uno che ha scelto è Enjoy Television. Ho già visto in realtà la copertina di gennaio. In copertina gennaio è una copertina che fa felici noi donne, noi ragazze, no? C'è George Clooney. È un'anteprima, no? Questa sera. Lo vogliamo dare un regalo per le amiche di Enjoy Television e di Slide. Qui al Paradiso presentiamo in anteprima il numero di gennaio con George Clooney, un servizio che descrive da alcuni dettagli su questo personaggio che non sono io. È George Clooney. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Allora, io leggo, per esempio, si parla un po' di tutto, amici, in Slide. Si parla di George Clooney, si parla di WikiLeaks, quindi anche di attualità. Quindi glamour, attualità, musica, un po' di tutto, un po'. E anche cultura, e in alcuni casi anche esclusive internazionali. Abbiamo pubblicato un paio di mesi fa un'esclusiva mondiale sulla scoperta di un meccanismo e di un'invenzione che permetteva di ripulire il mare dal petrolio. Quindi un'invenzione che è stata realizzata e congegnata da un ingegnere italiano, l'abbiamo pubblicata, l'abbiamo inserita in un contesto di un'intervista e di un servizio su Barack Obama e il giornale è finito in mano proprio al Presidente degli Stati Uniti. Slide lo trovate tutti i mesi, giusto Davis? Quindi è un mensile, un free press gratuito nei punti di interesse, andate dall'estetista, dal parrucchiere, dovete aspettare, c'è Slide all'interno, tantissimi argomenti anche di musica insieme a noi di Enjoy Television. Davis, allora, in tre parole un resoconto del 2010 che tra un quarto d'ora finisce.
No, resoconto non te lo faccio, ho piacere di dirti ciò che per noi è la frase e lo slogan di Slide, del team Slide, di tutti gli appartenenti del giornale, è che se non ci sei, non esisti.